Buonasera a tutti. Allora, io sono Cinzia Marzocchi, sono il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica ECO, Educazione Corporea. Nel 2020 festeggeremo 39 anni di presenza sul territorio di Cesano Boscone. Le attività sono varie, le proposte sono per grandi e piccini, ma la ECO nasce 39 anni fa con la ginnastica artistica. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ci si è evoluti, ci siamo adeguati anche alle mode, perché discipline come il Pilates, Zumba, chi più ne ha ne metta, ma il grande amore è sempre rimasta la ginnastica artistica. Dalla ginnastica artistica siamo passati a qualcosa di un po' più forse un po' più tortuoso. Siamo passati alla ginnastica acrosport o acrogym, che non è nient'altro che una ginnastica artistica alla base, cioè tutto quello che è il corpo libero, ma è acrobatica. Le evoluzioni vengono fatte non singolarmente, non è uno sport singolo, è uno sport che viene effettuato a coppie o a tri. Abbiamo anche maschili, per cui coppie maschili o coppie miste. Noi questa sera abbiamo un piccolo esponente di 12 atlete su 24, che è il numero della nostra squadra. A febbraio iniziamo il campionato italiano di federazione, per cui non sappiamo come andrà, l'impegno è tanto. Le bimbe iniziano 8 anni a gareggiare, fino oltre, abbiamo ragazze anche di oltre 20 anni, e questa sera vogliono darvi una piccola dimostrazione fatta anche in maniera anche veloce, ma speriamo di non fare brutte figure davanti a un grandissimo. Comunque l'impegno è tanto, e poi vabbè, successivamente vi presenterò i coach a questo punto, per cui lascio la parola alla nostra squadra, che è soprannominata Le Rondini, in quanto la rondine è il nostro simbolo e giustamente le rondini volano e dovrebbero farlo anche le nostre ragazze stasera. Ma che bella che siete. Come ti chiami? Nicole. Ginevra. Anita. Giulia. Giorgia. Evelyn. Alessia. Erika. Alissa. Giulia. Alesia. Laura. Grazie a tutte, a voi. This is the moment you've waited for. Wow. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Wow. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flying. Un applauso! It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want? Thank you.
grandissime. Grande applauso alle nostre amiche della ASD ECO di Cesano Boscolo. Ho detto tutto giusto? Cosa vuoi aggiungere? Volevo qua i grandissimi coach, vorrei qui Floriana Zanetti, Viviana Chiesa, Chiara Ferrario e Deborah Gatti. Qui abbiamo lo staff completo dei coach, a partire anche dalle insegnanti che costruiscono i corsi base per arrivare all'agonismo, per cui un grande staff, delle grandi ragazze e grandi emozioni, e grazie anche a voi per averci voluto qui. Ragazzi, cosa bisogna dire qui? Quando gli applausi non bastano? Bravissime, grandissime, fantastiche! Ciao ragazze, noi ci vediamo dopo, ok? Give me five, all right, give me five. Igor, sono tutte tue. Wow. Ti tocca, ti tocca. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Stai riprendendo, Paolo, con la tua telecamera. Luca è già scattato, quindi... Dai, ci vediamo dopo! Forza, ricomponiamo il tutto! Grazie. Ricominciamo il talk show! Senti, Igor, ma tu adesso vivi a Treviso, no? Ho visto in una foto una bellissima ragazza bionda, non voglio parlare di gossi perché... Che cosa ti manca della Lombardia? Che cosa hai trovato nel Veneto? Ma non mi avevate detto che mi facevate domande così complesse. Allora ragazzi, ma il re è nudo, eh? Altrimenti che re è nudo, eh? Hai tenuto sui vestiti tutti da quando sei entrato, quindi dobbiamo spogliarti un po' alla volta. Sono un ragazzo freddoloso e ho bisogno sempre di... No, quello che mi manca della Lombardia, ma diciamo avvicinandomi un pochino di più della Brianza, di Meda, fondamentalmente la vicinanza dei miei genitori, di mia sorella, che comunque c'è poco da fare, non per essere mammone, ma da 0 a 38 anni, a 39 anni, cioè ho vissuto con loro e sono andato via. Quindi è 3 anni che sei là. Sì. Sono andato via non perché non avevo un buon rapporto con loro o perché non mi piacesse me dalla Brianza, ma per amore, per sentimento. Quindi quello che mi manca... È una bella tusa, eh? Sì, sì. La voglia. Sì. E quindi fondamentalmente ecco, la loro vicinanza mi manca, ma spesso ho le occasioni e le situazioni per venire in questa terra. E quello che mi piace di Treviso è che ancora non la conosco. Per quello che mi piace così tanto, perché sono spesso in giro, via, e quindi ancora non... Quando mi fanno domande precise su Treviso,
più che Piazza dei Signori e qualche altra location non conosco molto bene, ma i genitori di Valentina sono belle persone, valori come i miei genitori, quindi mi sento effettivamente a casa. Poi la cosa più importante è che il mio rapporto con Valentina e col bambino Riccardo vada bene, poi il resto è un dettaglio. Tocca a te, Andrea. Ma io intanto volevo chiederti com'è cambiata, almeno a tuo livello di percezione, la ginnastica per un bambino, per qualcuno che si vuole avvicinare a questo sport, perché magari quando hai iniziato tu così non c'era tutta questa possibilità di scelta, bene o male. Adesso è un po' più facile magari scegliere la ginnastica, ma accorgo che ci sono bambini asilo elementari, diciamo di quest'età qua, che comunque sono in tanti che fanno almeno come inizio, come scelta, questo tipo appunto di sport. Per te immagino che non sia stato così semplice, anche se avevi già le idee abbastanza chiare, insomma. Quello che è più semplice rispetto a quando ho iniziato io è avere effettivamente sotto mano, tra le scelte di vari sport, anche la ginnastica artistica. Certo, non è uno sport ancora così popolare come altri sport, ma nonostante questo, in questi ultimi anni è cresciuto moltissimo come sport, se ne parla comunque di più, ci sono sempre continui risultati e c'è poco da fare. Quando c'è un risultato, ovviamente si muovono di più i giornalisti e si muove più tutto quello che sappiamo. Quello che magari manca rispetto a quando ho iniziato io è quel mordente, è quella voglia dei ragazzini, soprattutto dei più piccoli, di fare un po' di fatica. Il mio motto è sempre stato, e lo è tuttora, la fatica di oggi è il risultato di domani. Non perché il risultato deve essere diventare campione del mondo, andare alle Olimpiadi, ma il risultato è semplicemente una conseguenza di una serie di allenamenti, e la vita è un allenamento, che si parla di lavoro, di famiglia, di studio, di sport, tutto è un allenamento. E quindi quello che vedo nell'approcciarmi con i giovani, soprattutto i più piccolini, e soprattutto avendo fatto l'allenatore per 3 anni nella ginnastica artistica, ovviamente ho seguito tanti ragazzini che si avvicinavano a fare psicomotricità per poi dopo seguire tutto l'iter, e vedo che si arrendono molto più velocemente rispetto alla mia generazione. Quindi quello che dal mio punto di vista oggi c'è di più, cioè scegliere più facilmente e addentrarsi in questo bellissimo mondo dello sport, in maniera particolare della ginnastica artistica, manca però in percentuale quel mordente di fare quello che c'è da fare, indipendentemente dal risultato, perché quando io ho iniziato non avevo nessunissima possibilità, a detta di chi avrebbe dovuto portarmi a certi risultati, di fare questo sport. Fossi stato nell'ex Unione Sovietica, il giorno dopo mi avrebbero mandato in un'altra palestra, ma non di ginnastica artistica, quindi... E allora, tu cosa pensi di queste risposte, sempre di cuore sue? È molto interessante. Non sono solo ragionate, no? No, 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 si vede che non sono risposte banali, per lavoro lo diciamo, insomma, capita anche di intervistare sportivi di livello che o danno la risposta preimpostata o comunque sfuggono magari un po' alla domanda. Lui non sfugge mai alla domanda, dà sempre risposte ponderate, cercando di dare anche qualcosa di più, e non solo perché sono qua, ci siamo già incontrati in un paio di occasioni e l'impressione è proprio quella, che sia un ragazzo comunque molto particolare, che ha tanto da dare, oltre a quello che ha dato ovviamente in pedana e in pista per tanti anni. E dopo tutto il discorso sta partendo l'applauso. Dai, dai, avete ragione voi. È che io coi tempi devo stringere. E pensate che sia anche laureato con 110 lode. E scusate se è poco, come diceva qualcuno. La laurea, cosa ha rappresentato per te la laurea a quel momento? Ma se devo essere sincero, perché comunque un po' mi piace esserlo, di tutte le esperienze che ho fatto, di tutte le emozioni che ho vissuto, cioè la laurea non, sinceramente non mi ha dato, diciamo, quello stato emotivo, probabilmente perché l'ho fatta, l'ho portata a termine, ma non era sinceramente la mia tu ragione. Tu sei laureato nel 2010? 2010, sì. Okay. A bruciapelo avrei anche potuto non ricordarmi la data precisa, per farti capire. 2010, quindi avevi 30,
33 anni. Sì. 33 anni. Quindi ho fatto questo percorso di studi semplicemente perché poi i miei genitori mi hanno sempre fatto capire fin da piccolino che lo studio era importante poi per il futuro. Quindi mi piace essere abbastanza trasparente, l'ho fatto, ma quando studiavo non è che studiavo con la stessa passione di quando andavo in palestra, quindi non è che ho alimentato lo studio nel mio percorso perché chissà cosa ci vedevo oltre. L'ho fatto perché in quel momento era giusto farlo per far sì di aprire anche altre strade. Grazie alla laurea ho potuto insegnare un anno a New York come docente di educazione fisica, quindi ne è valsa la pena sì fare quella fatica perché poi mi ha aperto le porte nel vivere un'esperienza che senza quella laurea non avrei mai vissuto. Quindi sempre il concetto della fatica, non è stata una passeggiata, ma la fatica di oggi ti porta a qualcosa di buono domani, anche se quella cosa potrebbe non piacerti tanto fare, ma è importante comprendere soprattutto per i più giovani che tante cose dobbiamo sviluppare la buona abilità e propensione a fare. Non tanto pensando che aprire il libro è un mattone, ma bisogna pensare cosa mi darà leggere questo libro, che porte mi aprirà un domani fare questa fatica. Facciamo salire delle altre nostre amiche che sono qui, è un po' che aspettano. Dai, ASD Gymnasium 97 Bollate, avanti ragazze! Un bel applauso anche per loro, forza! Però con Yuri Chechi vi esibirete voi, Con Yuri, stavolta si sono esibite le altre. Allora, eccole qua le nostre piccole grandi campionesse, accomodatevi. Accomodatevi tutte. Ragazze, ma perché non ci stringiamo vicino a Igor? Dai, mettiamoci vicino a lui, no? Facciamoli sentire la vicinanza, l'affetto di voi ragazzi al grande campione. Allora, Veronica, penso che la palla la devo passare a te adesso, no? Veronica Porro, vai! Ciao a tutti, noi siamo una società di ginnastica ritmica dal 1997, se volete magari mandare il nostro video c'è qualche foto, e abbiamo tantissime bambine a Bollate, provincia di Milano, più di 150. Abbiamo anche tantissime allenatrici, Alessandra e Naomi sono qua con noi stasera. E niente, noi facciamo ginnastica sempre col sorriso, come vedete, ci piace comunque portare tutti i nostri successi con la gioia e anche a volte con la delusione, perché non sempre le gare vanno bene, Igor lo sa, però anche dalle piccole delusioni si impara sempre tantissimo. Anzi, si impara forse di più. E niente, ci divertiamo comunque sempre, anche col gruppo dei genitori. E niente, siamo sempre bene in palestra. Abbiamo tantissime bambine, anche piccoline, dai 3 anni e mezzo. Domenica facciamo il saggio e poi da gennaio iniziamo le gare di federazione e fino ai campionati italiani, che finiscono a giugno. E niente. Irene, Noemi, Martina, Viola, Greta, Annalisa, Greta, Naomi, Alessandra, Emma, Maria Elena, Asia, Emma, Benedetta, Igor, Raffaele, Andrea, eccoci qua. Allora, chi è che ha voglia di fare una domanda a Igor, ragazze? Dai, però veloci, Dai, Viola. No, la Viola ha già parlato tanto prima, all'inizio, Dai, vediamo. Non so, ti ho puntata, ma Papi Giri mi piaceva il marchio. Vai. No, non so che dire. Come non sai che dire? Come non sai che dire, dai. Guarda che bel fiore che lei, non sai cosa dire. Dai. Allora, no, dai, facciamo una domanda a Igor. Dai. No.
La palestra dove vi allenate vi piace o vi piacerebbe che ci fosse qualche attrezzo in più, uno spazio più importante? Se la risposta è sì, vedete di fare una domanda, se no questa cosa non si avvererà mai. Allora, noi quest'anno abbiamo ottenuto un grandissimo obiettivo, che è quello di comprare una nuova pedana, in cui comunque cerchiamo di far girare tutte le nostre ginnaste il più possibile. Però questo acquisto ci ha portato qualche problemino da altri punti di vista, perché appunto, come tutte le società sportive, è difficile cercare di far quadrare i conti, soprattutto poi iscrivendosi, avendo tante ginnaste, alla federazione e anche agli altri enti a cui partecipiamo. Stidane. Il terzo microfono ce l'hai te. Grazie. Lei voleva fare una domanda. Sì, volevi fare una domanda, dai. Sì, secondo me. Com'è che ti chiami, che non me la ricordo? Ma anche non a me, una domanda così in generale. Sì, una domanda a caso. So, vuoi rivedere Babbo Natale che porta qualche altro dono? No, ma loro sono state tra l'altro bravissime, avete Chiedi visto quanti regali hanno portato. Siete state eccezionali, ok? Allora, qual è il motto della vostra squadra? C'è un motto della vostra squadra? Dai, chi è che lo dice? Dico io. Vai. Arte e sport con divertimento. Veronica Porro! ASD Ginnasio 97 Bollate, splendide ragazze, grazie. Quando avremo Yuri Keki, io vorrei vedervi danzare, vorrei vedervi fare le vostre evoluzioni qua. Ok? Parola? Ci stringiamo la mano? Foto. Guardate, la foto che vale? Ok? Aspettiamo Yuri. Grazie. Ciao ragazze. Ci vediamo alla premiazione dopo, dai. Eccoci qua, grazie Luca, grazie Paolo. Allora, da delle ragazze minute a dei colossi. Uè, forza, tiratevi su voi, non state fermi lì, che non perdiamo tempo, dai. Passiamo da uno sport dove, accomodiamoci, dove la delicatezza, la leggiadria, l'evoluzione di rondini o di farfalle lascia il posto, accomodatevi ragazzi, alla forza bruta, lascia il posto ai Rugby Lions di Vanzago. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao a tutti. Oh, andiamo a salutare Igor, dai. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, grazie a voi, ciao ragazzi, ciao, ciao. Abbiamo parlato spesso di rugby a Renudo, abbiamo avuto dei grandissimi rugbyisti qui da noi. Abbiamo cominciato con il grande Marcello Cuttita, un amico fraterno, abbiamo avuto Paul Griffin, un pazzo scatenato dal cuore umano incredibile, siamo andati avanti con il Giova, storico capitano della più vincente nazionale italiana della storia, recentemente abbiamo avuto una delle più belle donne che si occupa di rugby a livello mondiale e una delle arbitri più famosi, la Beatrice Benvenuti. E in tutte queste situazioni abbiamo parlato di rugby come di metafora della vita, perché il rugby è l'unico sport dove per andare avanti sei costretto a passare la palla indietro, perché se la passi avanti è fallo e quindi l'arbitro ti fischia. Il rugby è sempre come la vita, tu tiri un calcio e dall'altra parte viene presa al volo dal tuo avversario che urla Mark, e a quel punto si ferma tutto, come ogni tanto nella vita ci capita, no, di avere degli ostacoli. La cosa bella del rugby, che ho vissuto anch'io in qualche situazione, in qualche esperienza, è che dopo che vi siete date, come si dice, botte da orbi per 80 minuti, il famoso terzo tempo dove siamo lì tutti a mangiare birra e salsiccia, no? Tutti insieme, noi e gli altri e noi. Quindi la metafora è proprio calzante in maniera veramente particolare, rugby metafora della vita. Voi siete una realtà rugbistica particolare, quindi io direi, se l'Andrea ha voglia di girare il microfono a Tino, al presidente. Ecco, abbiamo, eccolo là il presidente, vai, 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 vai. Buonasera a tutti. Paga da bere. Sì, questo sì. al terzo tempo, però, dai. Sì, questa è una normalità. Oh, poi io voglio una domanda, Igor.
Allora, sostanzialmente noi portiamo avanti questo progetto dal 2012, nato da, tra virgolette, ex giocatori, nel senso che arriviamo tutti da realtà molto più strutturate. Guarda di là. Sì, perdonatemi. Realtà più strutturate, squadre più blasonate, tutto quanto. E nel 2012, per volontà del mio vice Pedro, è stata creata questa società per un campionato amatoriale che è la WISP, che è un campionato parallelo a quello federale, dove l'impegno, tra virgolette, più semplice, meno invasivo a livello di, passatemi il termine, impegno, perché siamo tutti lavoratori, quindi di conseguenza viene dopo il rugby, ma perché ci sono delle priorità nella vita, quindi lo sfruttiamo come un dopo lavoro un po' più acceso, ecco, chiamiamolo così. Tutto questo però viene portato sul livello di agonismo reale, nel senso non è che ci diamo carezze o robe del genere. No, no, vi pestate come... La partita dura 80 minuti. Ma di brutto, 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 come dice qualcuno. La partita dura 80 minuti come tutte le altre. Poi noi, date le fisicità, siamo specializzati sul terzo tempo. Si è parlato di rigore alimentare, si è parlato di leggerezza delle atlete spettacolari. Noi diciamo che siamo un po' l'ossimoro di questa cosa, però... portiamo avanti le nostre fisicità dentro e fuori dal campo, soprattutto fuori, ecco. Parliamo di fisicità. Io sono un ex maratoneta, no? Che come potete vedere, dopo 40 anni e 40 kg di differenza, sono passato dalla pista alla pasta. Infatti adesso sono l'imperatore dei carboidrati, no? Ecco. Però qui di maratoneta ne abbiamo uno davvero. Adesso io non riesco a vederlo con la luce davanti, ma forse è là che si sta mettendo la mano sulla fronte, uno dei più grandi maratoneti italiani della storia, che mi aveva detto prima: non voglio salire sul palco, però lo faccio invitare da Igor, così non può dire di no, no? Vai. Il signor Marchei è pregato di venire alla cassa a riscuotere il suo premio. Marco Marchei, uno dei più grandi maratoneti italiani di tutti i tempi, quarto alla maratona di New York, alla mitica maratona di New York 1978, la prima grande edizione italiana. Marco, il primo italiano a mettersi in luce a New York, e poi a Boston addirittura nel 1980 ha rischiato di vincere la più antica maratona del mondo, dietro a Bill Rogers, che quell'anno era il fenomeno del momento. Però tu mi dicesti una volta: se la gara era un pochino più lunga, forse la situazione sarebbe cambiata. Sì, è paradossale che la maratona è già sufficientemente lunga, però può capitare. Generalmente si dice che nella maratona chi rimonta vince. Non è bastato. La distanza era troppo corta in quel caso. Allora, Marco è un amico prima di tutto, e diciamo che lui è un grande maratoneta, io molto meno, però facevamo parte entrambi di una storica squadra, vai. Gloriosa società che è la Pro Patria di Milano. Hai detto niente, no? E la Pro Patria di Milano sarà in blocco, adesso vediamo se riusciamo davvero a tirare giù tutti, quindi Cova, Panetta, Erba, May... e poi i velocisti, si stanno radunando anche i velocisti, quindi Zuliani, Malinverni, Pavoni, anche Pierfrancesco avete chiamato, mamma mia, l'ultimo, questo signore, quest'ultimo nominato, Pierfrancesco Pavoni, è stato l'ultimo italiano a fare una finale mondiale nel 1987, prima di Filippo Torto adesso, quindi sono passati 32 anni, se ricordo bene, no? Ma gli anni non li conto più, non sono in grado. Comunque la prossima volta ci sarà la Pro Patria, quindi speriamo di rivedervi. In ogni caso, Marco, tu sei stato anche ospite insieme a tua figlia Valentina Marchei, una delle più grandi pattinatrici non solo italiane ma a livello internazionale, ed è stata una serata fantastica anche in quell'occasione. E una domanda: il Renudo
Che cosa ti ha dato durante quella serata? Ma mi ha dato, beh, se devo essere sincero, il microfono l'ha tenuto più spesso mia figlia di me, ma ci sta. Generalmente si dice che uno passa sempre il microfono ai figli e non solo il microfono. Ma mi ha dato la possibilità intanto di scoprire alcuni lati di mia figlia che non dico non conoscevo, ma ho scoperto che lei ha saputo aprirsi molto più di quanto sia riuscito a fare io, anche in passato. Oggi i ragazzi sono un po' più spigliati, più noi eravamo, tu, li abbiamo vissuti assieme, eravamo un po' dei tontoloni, ma non avevamo tutto sommato le occasioni di oggi di poterci raccontare, e secondo me raccontarsi è una delle cose più belle. Oggi il mondo dei media ti impone di essere conciso e si perde forse la bellezza del racconto vero, che è quello che poi porta gli altri a sognare. Ecco, giusto per cosa voglio domandare a Igor? Cosa voglio domandare a Igor è come si fa a passare da una specialità in cui... Quanto è durato l'esercizio? 30, 40 secondi? 54 secondi, scusami se mi è sembrato che fosse davvero molto più breve. A una distanza, un tempo come quello della maratona, che poi insomma per noi che correvamo forte, lo dico non senza piaggeria, era di poco più di 2 ore, invece per te è stato quasi del doppio. Ecco, qual è stata il vero momento, la vera difficoltà dell'affrontare 4 ore di corsa? L'approccio mentale, perché nella ginnastica artistica sono sempre stato abituato ad allenarmi 10-15 secondi pausa, 5-10-15 secondi pausa, e poi ad andare di braccia, lavorare con la parte superiore, perché io la parte inferiore l'ho utilizzata molto poco, anche perché vittima di 3 infortuni e 3 operazioni importanti, e iniziare a correre per una persona, al di là dell'atleta che non ha mai corso nel suo percorso di vita, è stato molto duro come impatto, ripeto, mentale, nel pensare di rimanere protratto nel tempo, nel fare quello stesso gesto. Anche perché gli appoggi a terra sono anche molto diversi, la corsa del ginnasta e la corsa del maratoneta, sì, sbaglio? Sì, non c'entra proprio nulla e niente, e quindi è stato questa la parte, diciamo, più complessa, mettermi in gioco nel fare qualcosa per la quale forse la maggior parte dei miei colleghi non si sarebbe neanche mai cimentato a pensarci. Beh, prima quando raccontavi, mi permetto di andare avanti Raffaele, se tu mi concedi, tu hai avuto l'occasione, vabbè, ti invidio per mille cose, ovviamente per la medaglia olimpica che è il sogno di tutti, tu sei riuscito a fare risultati, scusate, fare un risultato clamoroso nella ginnastica, e poi sei riuscito anche a portare a termine la maratona. Ho provato a immaginare il percorso inverso per me, ho corso la maratona, credo che su una sbarra farei fatica, loro probabilmente no, farei fatica a tirarmi su almeno una volta e cose, quindi mi sa che non riuscirò a ripetere quello che sei riuscito a fare tu. Quello che ho sempre fatto io implica il fatto che per riuscirci un pochino, senza arrivare a fare quei risultati, per forza devi iniziare da piccolino. Il vantaggio, se si può chiamare vantaggio, di uno sport come può essere il podismo o altri, che anche se inizi a tarda età, certo non puoi fare quei tempi incredibili, però in qualche modo lo puoi fare, quindi sono stato più fortunato io. Ho visto che hai calcato molto sulla tarda età, non è che mi abbia fatto piacere. No, assolutissimamente, perché per me è tardissima età pensare di mettermi a fare una maratona e in certi tempi, quindi spero di essermi salvato in questa seconda parte. Ti sei salvato. Sai che ti voglio bene. Allora io approfitto perché volevo che Tino, Costantino Figus, no? Tu, passa il microfono. Buonasera. Allora, io vorrei che tu facessi, avvicinami, una domanda a tutte e due. Un'unica domanda con la risposta a tutte e due. Però adesso... Domande sinceramente non... Sono due grandi dello sport, dell'atletica, della ginnastica, sinceramente non saprei cosa dirgli. Cioè, no,
Allora ci diamo la parola al giornalista? Assolutamente. Dai, sì. Però gli facciamo i complimenti perché spesso a me dicono: come va con l'atletica? Perché tanti, tanti, ma seriamente, ancora non hanno bene in testa ginnastica artistica e atletica, quindi molto bravo. Ti hai fatto perdere la figura, bravo. Ma perché lo confondono con Baldini? Sì, infatti alla maratona tutti si avvicinano, ma tu sei Baldini? Sì, sì, sono io, infatti oggi correrò, farò il record di Kipkoji sotto le due ore. Chiedo io? Vai. Ma Marco, ti chiedo, ma te lo aspettavi che lui potesse arrivare in fondo? Perché poi all'inizio è quello comunque lo scoglio, perché se uno comunque ha fatto magari uno sport, diciamo, di fatica, che viene dal ciclismo o anche solo dal calcio, comunque uno che è in qualche modo abituato a correre una maratona, anche la sua, insomma, bene o male riesce a portarla incontro, però non è così facile se appunto sei stato sempre abituato a fare uno sforzo così ristretto proprio come durata. Tu parli se mi aspettavo sì. Che lui arrivasse in fondo. Guarda, io ho avuto una, è stato casuale, ma ero a Treviso quando lui ha corso la sua prima maratona, che poi sta, ne ha corso due, giusto? Non di più. E a quel punto, beh, chiedevamo, arrivavano notizie sul percorso, Cassina c'è ancora, a quel punto era, riuscirà ad andare sotto le 4 ore, è arrivato in 3 ore e 59 e pochi, 3 ore e 59 basta, sotto le 4 ore e questo è stato così. Oggi ho girato a Raffaele una foto che ho scattato dopo, era tra le due miss in verticale sulle braccia a gambe alte, insomma, il che dimostra che era riuscito comunque ad arrivare in condizioni accettabili. Ad Atene ha corso ancora in due minuti meno, ma credo che la vera impresa sia stata quella di Atene, perché la maratona di Atene è una maratona particolarmente dura, con salite e discese, mentre Treviso, lo sapete, è assolutamente pianeggiante. Poi esatto, poi era più dura, ma da quando a Treviso hanno saputo che lui si sarebbe trasferito dalla Brianza, cosa hanno spianato tutte le strade, non c'è una salita che una. per quello che in Veneto il rugby va forte, il prosecco e lo sprint. Ragazzi, allora sarete premiati da due grandi dello sport, forza! È lui Costantino, è lui! Costantino Figus, eccoci qua, premiato da Igor. Marco Marchei che premia il presidente, eccoci qua. Dai, fatele voi le foto. Andrea, se vuoi entrare anche tu, io... Vabbè, dai, vado anch'io, dai. Faccio Cabrini. Poi mi date la mano a tirarmi su. Va bene, puoi stare anche in piedi. Posso? Va bene. Va bene, dai. E allora. Grazie, ragazzi. Rugby Lions Vanzago. Voglio sentirlo l'applauso. Dai. Ragazzi, a voi, alla prossima. Invece a voi vi aspetto con Castro Giovanni, Vi aspetto con Castro, che è matto al punto giusto. Marco, allora ragazzi, se non ho dimenticato nessuno, perché Luca è arrivato poi o no? Non ce l'ha fatto, non è niente Luca. È un altro giornalista sportivo che proprio oggi ci ha dedicato, come dicevo prima, un bellissimo articolo sul Giorno, non ha potuto venire. E io vorrei, ragazzi, tutte le squadre sul palco, contemporaneamente, tutti, voi che siete appena seduti, loro, le ragazze, i Bonola Boys virtualmente, tutti, avanti, venite qui, forza, veloci, dai, il teatro che diventa protagonista direttamente, e il protagonista, i protagonisti che diventano spettatori. Dai. Voi piccoline andate avanti, quelli più grandi un pochino indietro, così ci vediamo tutti, E che cosa succede adesso? Che tutti insieme... No, beh, cantiamo Jingle Bell. No, dai, cantiamo Jingle Bell, dai. Tutti insieme premiamo Igor Cassina. Tutti insieme lo premiamo, Tutti insieme. Igor, vieni avanti, dai. Mi prendete la targa di Igor? Le due più piccoline dove sono? Dai, venite avanti. Dai, venite avanti tutte, venite. Venite qui, venite anche voi,
Venite anche voi, venite. Vieni, Igor. Buon Natale a tutti. Igor Cassina. Laura Mussi, vieni. Laura Mussi. Vieni, vieni. Paola Barani, Hindar, vieni. Venite su tutti. Venite su tutti. Allora, dai. Dai, Babbo Natale, vai, vai Babbo Natale. Vai, vai Babbo Natale, vai. 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 Chi è che stai premiando? Andrea Gussoni, vai con Andrea, dai. Fatevi vedere, fatevi vedere, fatevi vedere. Dai, Babbo Natale. Certo, vai, vai Babbo Natale, vai. Un applauso ragazzi alla nostra archeogastronoma. Vai Babbo Natale. Vai, vai Babbo. Cinzia Mazzocchi. Date un microfono a Babbo. Date un microfono a Babbo. Allora, l'associazione ASD Eco di Cesano Boscone. Grazie a lui. A seguire Veronica Porro. Associazione Gymnasium Bollate. Chi ritira? Tu? Dai, tanti auguri. E questo invece, Igor, mi sembra giusto che lo fai tu. Okay. Cuori eroi per bambini eroi, per meriti sociali. Grazie Igor! Ragazzi! Eccolo qua che è arrivato adesso, l'ho visto adesso, accomodati, giornalista televisivo Tullio Trapasso e il nostro amico rapper Frank Diamond, venite, 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 siete arrivati tardi tardi, eh? No, scusaci. Siete arrivati il cantante, il nostro, vai, cosa sei riuscito a vedere? Ho visto un bel po', sono arrivato un po' prima di quanto tu immagini, ma rimango sempre contento, emozionato da tutto ciò che riesci a creare in questo palco. Che dire, stiamo arrivando a Natale, sicuramente questi sono i messaggi positivi che vorremmo vedere tutti i giorni. Tu sai che io vedo altre cose, comunque questi sono i messaggi che mi piace vedere, sono contento. Frank. No, è sempre bello essere qui da te, lo sai, io vengo spesso e volentieri. Prossima volta ci fai un pezzo però, eh? Dai. Promesso. Vi mettete vicini a Igor che facciamo una foto. Tullio Trapasso, giornalista televisivo, e il rapper Frank Diamond. Eccoci qua. Ragazzi, buon Natale a tutti. Grazie a Luca Nava, ad Alberto Zanni, al nostro regista Paolo Rusconi, a Walter, tecnico del Comune di Milano. Ciao a tutti, ci vediamo nel 2020. Buon Natale, buone feste, tanti auguri. Ciao. Buon Natale.